Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tech Corp, un gioco uscito il 25 di luglio. Dopo numerosi ritardi, dopo mille mail che mi hanno mandato, hanno deciso di inviarmi anche il gioco. Allora, praticamente questo è un gioco che ricorda molto quei tycoon che abbiamo già sicuramente visto dove si creano videogiochi, e fin qui è nulla di male, perché in pratica avete la possibilità di acquistare, vedete, dei desk, praticamente delle scrivanie. E avete anche la possibilità, andando col menu qua sotto, di assumere delle persone, quindi le potete cercare. In questo caso le abbiamo sbloccate tutti: c'è l'esecutivo di vendita, il programmatore capo, il ricercatore, l'ingegnere, quello addetto del marketing e il manager. Allora, inizio a spiegarvi questa cosa qui, poi potete anche tirarvi il cosiddetto, nel senso che ci sono delle importanti novità in questo gioco rispetto ad altri che abbiamo visto. Allora, come prima cosa facciamo questa, perché non vorrei mai che desse fastidio la musica. Allora, prima di tutto, qui ho piazzato questo tavolo, che è, scusatemi, qui questo è il tavolo del manager. Il manager ha il compito di amministrare tutti gli impiegati che gli mettiamo. Quindi se per un progetto noi abbiamo la necessità di un software, quindi quanto già visto finora, noi cerchiamo un contratto e questo contratto ci chiede delle parti specifiche di software, l'abbiamo già visto in altri giochi, e le parti sono queste. Il manager non fa altro che indirizzare tutti i lavoratori a fare quella parte, e soprattutto va a gestirli a livello di stanchezza, nel senso che quando un impiegato scende, io gli ho impostato al 16% di forza, di fatica, insomma, quello che è, lo manda a riposare. In questo caso ho costruito la vending machine, quindi la macchinetta delle bibite, degli snack. In realtà adesso siamo allo step 2, perché nella prima parte della partita avevo un garage, praticamente era poco più, era la metà di questo, e c'era il boccione dell'acqua. Adesso vabbè, posso mettergli il frigorifero, posso volendo mettergli un TV, insomma, vedete che non ci sta qua, ma va bene. Non posso neanche più, ok, no, lo posso annullare. Un tavolo da biliardo, volendo glielo mettiamo qui, loro vanno e giocano, lo ruotiamo nel modo a noi più congeniale, ok. E allora in pratica il manager fa questo, mentre invece vedete che qua sono tutti amministrati da questo manager qui. Qua abbiamo il John Williams, che è il ricercatore, tra l'altro ne ho due che si chiamano John Williams, vabbè, credo sia in Early Access il gioco, adesso lo sto registrando prima dell'inizio del rilascio, però vabbè, in pratica uno è l'addetto al marketing, quindi possiamo focalizzare la nostra attenzione su una campagna pubblicitaria. Qua abbiamo l'ingegnere, e l'ingegnere ci permette di fare delle cose, ci permette di sviluppare delle parti hardware. Le parti hardware che vengono ricercate dal ricercatore, che è questo tizio qui. Vedete, qua ci sono i prototipi, qua abbiamo tutti i prototipi che poi possiamo cercare, li mettiamo qui, lui crea un blueprint, una ricetta, insomma quello che è, li ricerca e poi l'ingegnere li teorizza, e quindi andiamo a costruire il nostro oggetto. Sì, perché non sviluppiamo soltanto software, non abbiamo soltanto contratti di software, come vedete in questo caso io adesso ho mandato avanti la ricerca di software, questo ci chiede 6 media component, 4 encryption component e così via. Abbiamo chiesto un prestito, quindi adesso dobbiamo ripagarlo, quindi possiamo anche accettare in questo caso questo contratto, che però mi sa che l'ho fatta un po' fuori dal vaso perché solo 2 mesi. Comunque io adesso vado da lei e gli dico: producimi i media component, quindi sono questi qui con la freccina, e iniziamo a sviluppare. Intanto io continuo a spiegarvi.
Quello che possiamo fare, le cose più avanzate, guardate, go to factory. La factory è questa, nel senso che qua possiamo avere un magazzino, possiamo andare a ordinare tutte le varie materie. Al momento non le utilizziamo ancora perché ci produce un'altra azienda, però potremo, e quello lo potete vedere su Steam nella pagina, diciamo nei vari screenshot, potete costruire una sorta di fabbrica, un po' come factorio, dove andate a produrre le parti e quindi autoproducete gli oggetti. Non le possiamo ancora fare. Possiamo vedere i tipi di prodotti che si possono ordinare. Abbiamo fatto un televisore, possiamo fare una videocamera, l'audio, vedete, possiamo andare a sbloccare. E poi più avanti possiamo farci anche i telefoni, i computer e le console da gioco. E da quello che ho visto, il gioco seguirà più o meno lo stesso andazzo, diciamo, della storia dell'informatica e della tecnologia. La cosa interessante, che è una figata, è che voi potete, vabbè, ogni tot tempo durante l'anno c'è la fiera, quindi viene mostrato questo palco, c'è questo video in cui al centro vengono mostrati il miglior telefono, il miglior computer, e quindi lì vengono premiati i prodotti migliori a livello tecnologico. Ma la cosa più interessante è che quando pubblicizzate un prodotto, se ci sono degli eventi e voi scegliete di pubblicizzarli in quello specifico evento, potete trattare, ovviamente, poi magari lo andremo a vedere, e se la vostra trattativa è andata a buon fine. Io avevo chiesto sponsor per la Coppa del Mondo ed è uscita proprio l'anteprima, tipo le due squadre che si sfidavano, la grafica e tutto, e poi non compariva il mio logo perché la trattativa non è andata a buon fine. Intanto io mi sono distratto e ho prodotto un sacco di media component, poco male. Facciamo l'encryption adesso con la X. Vedete che adesso è una cosa molto base questa, niente di eccezionale, nel senso nulla che non abbiamo già visto. E, ok, abbiamo prodotto anche questo. Adesso andiamo a fare i video component e poi il database component, che è l'ultimo. Allora, quel simbolino della videocamera, perfetto. Aumentiamo un po' il tempo, almeno ci siamo guadagnati anche 26 fan. Possiamo decidere anche, quando facciamo le nostre campagne pubblicitarie, di assumere degli attori famosi che ovviamente hanno il nome storpiato. Comunque niente, abbiamo fatto anche quella produzione lì, direi che siamo a cavallo, perché ci manca solo un database e poi abbiamo fatto il database a questa immagine qui, quindi via, a breve avremo prodotto. Intanto qui ce n'è uno in pausa, vedete che manca dalla sedia, che è in pausa. Quando la sua salute viene ricaricata al massimo, lui torna a lavorare. Deliver. Abbiamo inviato il progetto e abbiamo guadagnato un po' di soldi, infatti siamo oltre il milione adesso. Ogni dipendente, se ci cliccate sopra, vedete anche la sua fedeltà, il salario che ha, cioè lo stipendio, insomma l'energia, il livello, insomma aumentano e possono anche diminuire a livello di fedeltà, quindi durare, cioè rendere meno. Qui intanto vediamo le vendite, perché allora all'interno del gioco all'inizio possiamo scegliere la nostra zona tra tutte le zone del mondo, e ogni zona ha delle cose. Ad esempio in Russia si vendono più tablet, in Europa molti più laptop, in Africa vanno tantissimi videogiochi e meno tutto il resto, insomma. Possiamo scegliere la zona iniziale e poi andare a poi espanderci. È un gioco che mi sembra anche piuttosto profondo, soprattutto se guardiamo questa zona qua, dove possiamo produrre nella retrobottega tutto il nostro le nostre cose. Allora, quello che facciamo adesso è andare a produrre, facciamo, non lo so, ho già fatto il televisore, facciamone un altro, insomma, così non vi spoilerò troppa roba. Produciamo un altro televisore, non un portatile, un televisore portatile, mamma mia quanti ricordi, TV portatili. Qua vedete, ho la tecnologia che io ho ricercato, quindi non ho altro al momento. Facciamo 10 pollici, la CPU, non mi è proprio chiarissimo tutto, nel senso che adesso lo andremo a vedere. Vedete, abbiamo messo praticamente tutto. Next, sì, andiamo avanti, abbiamo messo tutto. Il brand si chiama Indie TV, sì, lo facciamo sempre con questo brand, se no possiamo creare uno nuovo, ma noi produciamo l'Indie TV. Il nostro primo televisore si chiamava Vision, in questo caso lo chiameremo... Teatre... True Theater,
non ci sta, mannaggia. Facciamo così, True Cinema. Eh beh, il vero cinema a casa vostra, a soli 52 è il costo di produzione, poi noi vendiamo molto di più. True Cinema. E qua possiamo andare a scegliere il colore del nostro prodotto e da mettere la foto, da mettere sulla scatola, però direi che questo colore qua così no. Invertiamo i colori, questo sarà il nostro la nostra immagine. Vedete, possiamo andare a ruotarla come vogliamo, la andiamo a ingrandire, la andiamo a posizionare più in alto, la andiamo a ingrandire ancora di più, non si può più ingrandire di così, più di così, la muoviamo. Questa la centriamo, allora andiamo a ingrandire, la ruotiamo un po' di lato e la muoviamo anche un po' in alto. Ok, questa sarà la scatola del nostro True Cinema, cioè non vi viene voglia di comprarlo, voglio dire. Andiamo avanti. Adesso inizia una parte abbastanza complicata che non ho ancora capito appieno, ma che padroneggerò nel corso del tempo. In pratica abbiamo queste cose, la UI. Io vado a inserire queste parti, diciamo che sono dei moduli. Io voglio vederla un po' come una sorta di modulo circuiti, insomma. Abbiamo migliorato i bug, ma dobbiamo aumentare la performance e le batterie. Quindi dobbiamo mettere dei moduli che siano contestuali a quanto ci viene chiesto. Ma il problema è che non c'è questa cosa optimization, che è utilissimo perché ci alza un pochino tutto. Allora andiamo a vedere il database, aumentiamo col database, database ancora, sì, direi che questo modulo qui va anche abbastanza bene. Il networking, che non ho capito perché aumenta 0 questo, quindi camera module migliora qualcosina, audio module lo metto magari nell'audio. Vediamo, li sto mettendo un po' a caso, sarebbe da studiarci bene per capire, perché il tutorial non è stato proprio chiarissimo, quindi vediamo se riesco a... Userò un optimization module qua perché... Ok, database qua, che non c'entra una ceppa, battery life... no, non è proprio per niente chiaro, quindi... ho diminuito un po' i bug qui, ma... UI module dovrà produrre forse più roba, insomma non è proprio chiarissimo. Comunque andiamo a vedere il sistema operativo, che cosa succede se aumento UI module optimization. Boh, sembra un prodotto piuttosto mediocre, però vabbè. Allora a questo punto abbiamo il marketing, possiamo scegliere di destinargli un budget, gli destineremo 50.000 dollari. Una campagna virale, non nazionale, ma facciamo una nationwide, dai. No, facciamo no, mid-range stavolta. La lanciamo in 30 giorni, la produzione, non abbiamo una produzione, quindi dobbiamo per forza affidarci a qualcun altro. E in questo caso, prima ci siamo affidati a Samsung, direi che facciamo... producono ottima qualità, costo... Però, vabbè, comunque 5.000 unità è il minimo che si può produrre, quindi produciamole al momento. Ok, ora ci sono, bisogna sviluppare diverse cose, il software e la produzione, insomma. Allora, andando sul manager, possiamo dirgli di mettersi a lavorare direttamente sul progetto del True Cinema, quindi in quel caso inizierà a far lavorare tutti i dipendenti alle parti che servono al software, insomma. Mentre invece per quanto riguarda il marketing, il nostro signor marketing, se lo trovo, ok, vabbè, adesso parte già da solo, abbiamo un budget di 16.000, quindi a questo punto investiremo in un trailer. Investiamo il trailer, investiamo a una pubblicità commerciale, vedete che andiamo a consumare parte del credito, e poi un evento. Ci focalizziamo sulle features, no, meglio di no. Facciamo il software, facciamolo funny, divertente, di 30 secondi, in cui andiamo ad assumere... c'è anche te... no.
C'erano degli attori storpiati che però non vedo più. Facciamo un atleta, l'atleta che mostrerà. E poi tiriamo dentro anche un attore, lo facciamo funny, puntiamo sugli effetti speciali, facciamo una cosa un po' mediocre, dai, suono, no, produzione, anche un po' più di direzione, e va bene. Vedete, qua possiamo andare a trattare per la Coppa del Mondo, ve lo voglio far vedere perché è veramente carino. Quindi 5 giorni di pubblicità e proponiamo 4.000 dollari. Attendiamo la risposta che arriverà a breve. Ci sponsorizzano per 9.000. Accettiamo perché assolutamente andare in televisione con la Coppa del Mondo è un'ottima opportunità. E quindi a breve vedremo lo spot riprodotto in TV. Intanto stiamo producendo il software. E intanto stiamo andando avanti anche con la campagna di marketing. Ah, infatti qua True Cinema. Ok, ho messo al lavoro anche l'addetto, diciamo, marketing, perché l'altro che abbiamo visto prima è una cosa che è già così di suo. Ok, fase 1 completata. Continuiamo e vediamo. Ok, una cosa che no sto notando è che sentirete probabilmente anche il microfono. È che questo gioco scalda tantissimo. Infatti, ho probabilmente una ventola nel PC che tocca qualcosa. Infatti, adesso appena finisco qui lo aprirò e cercherò di capire perché il gioco scalda parecchio. Non so perché. Comunque, abbiamo mai fatto così tanti visual, lo ammetto, neanche con la televisione precedente. Abbiamo fatto 197.000 visual, 80 più 4 hype, eccellente. Due attori che ne hanno guadagnato anche loro stessi. Abbiamo fatto un'ottima cosa. E infatti qua c'è la Coppa del Mondo con la True Cinema che vendiamo a 82 dollari. Sì, ma in che anni siamo? Negli anni 50 per venderli una cifra del genere. Vabbè, 82 dollari. Sì, vabbè. Bene, 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 dai. Abbiamo più fans, si è creato un certo hype intorno al televisore. Abbiamo quasi finito di progettare il software del televisore e ora è questione di tempo per mandarlo in. Facciamo endorsement, che non so cosa sia, facciamo un trailer e poi facciamo un commerciale. Poi, quindi puntiamo sull'endorsement, commerciale, tutto lì. Tac. Ok, l'endorsement event lo mettiamo su come pubblicità YouTube. Facciamo la piattaforma, uno stile divertente, perché ormai va tanto il divertente. E chiamiamo anche Therese Kathleen. Puntiamo tutto su suono, effetti speciali, funny anche qui. È stato configurato e ok, siamo pronti, siamo a posto. Insomma, adesso è diventato abbastanza fastidioso questo click della ventola, comunque vabbè. Allora, mandiamo veloce. Intanto il marketing sta arrivando alla fine. Sta lavorando qua il nostro John Williams. Oltre a fare musica per Guerre Stellari, per Star Wars, si occupa anche del nostro marketing. E a breve finiamo e vediamo come andrà in guadagno. Se andremo in guadagno o meno, abbiamo speso quasi 400.000 dollari per buttare sul mercato questo televisore. Ovviamente bisogna tenere conto che possiamo specializzarci anche nei videogiochi. Questa è la pubblicità che esce su YouTube, una sorta di YouTube in pratica. Più 19 hype, sta salendo l'hype per tutti, quindi stiamo andando molto bene. E diciamo che a breve partiremo con il rilascio. Quando questa barra arriverà alla fine avremo prodotto tutto. Cosa ci manca? Ah, un'altra campagna ancora. Facciamo un trailer, un commerciale, vediamo se riusciamo a fare solo questi due. No, ci chiede anche un terzo, è un evento, quindi no, facciamo un altro trailer, va dai, non voglio investire più di tanto. Allora, focus, software, no, features, proviamo features, lo facciamo divertente così almeno vediamo. Adesso è l'altro, il commerciale, prendiamo Morgan Freeboy. Vabbè. Bal Johansson, no, facciamo dinner qui l'atleta, lo facciamo anche lui, facciamo uno spot divertente. Ciao, e qua un altro trailer che piazziamo sull'hardware, divertente, 30 secondi, ciao. Bene, dai, stiamo arrivando, la data di rilascio si sta avvicinando sempre, sempre di più.
Sta cosa qui non ho ancora capito cos'è, perché c'è tipo una macchina del caffè. In pratica non c'era nella zona nuova perché era grande più o meno, come dicevo, la metà. E mi hanno tolto anche tanti oggetti di intrattenimento. Quindi, dicevo, possiamo creare software, possiamo creare dei supporti, tipo il sistema operativo, perché se andiamo a cercare di costruire il telefono ci dice devi crearti un supporto, infatti il sistema operativo ce lo dobbiamo creare noi. È un gioco che non sembra mai molto, molto, molto profondo, quindi io adesso non ho più messo al lavoro il mio ricercatore, che non so più dove sia finito. Dove cavolo l'ho messo il ricercatore? No, questo cerca i contratti. Ingegnere, ecco qui, researcher. Vedete, possiamo andare a fargli ricercare nuova tecnologia. Io glielo faccio fare per quanto riguarda quell'hardware lì. Hype 10, 16 hype, eccellente. Stiamo andando alla grandissima e a breve uscirà il nostro televisore sul mercato. A breve avremo anche il video del lancio. Speriamo di poter far bene. Dobbiamo guadagnare 500.000 e rilasciare due prodotti per battere, diciamo, questo obiettivo del tutorial. Eccolo qua, è partita la distribuzione. Ha un appeal del 39%, abbiamo un rating C, un voto 6 su 10, hardware qualità, software qualità 100, vabbè, insomma, è andata discretamente bene, ma ok, abbiamo guadagnato. Ora abbiamo sbloccato i contratti hardware. Dobbiamo andare sull'executive, questo, e dirgli di cercare per noi dei contratti hardware. Vedete, intanto qua lui sta scoprendo nuove tecnologie, infatti se poi andiamo qua possiamo andare a farglieli sviluppare come blueprint. Allora, vedete, questo qua ci chiede in 13 mesi produrre un hardware, lo possiamo anche fare, insomma, però dobbiamo ancora sbloccare un po' di cose, insomma, dobbiamo fare... Vabbè, accettiamo un contratto hardware, ok. Ora diventa interessante perché si va alla factory e si inizia la produzione. Quindi si va a metà, si preme il tab. Ah, ok, così. Molti materiali come copper, gold, plastica sono combinati per creare componenti come RAM, CPU, GPU, acquiste componenti. Ok, e andiamo a vedere anche quello che vi stavo dicendo prima, cioè praticamente... Oh, interessante, 33.000, minchia, costano 2 milioni. Allora, sì, ok, costruiamo... Ah, ok, component machine. Lo compriamo, lo piazziamo qui. È molto interessante questa cosa. Perché lo piazziamo qui. E poi l'assembly machine. È molto interessante come cosa. Assembly machine. Ah, dobbiamo comprare le componenti. Ci stanno costando proprio no, ma neanche più di tanto, quindi alla fine possiamo anche andare ad acquistarle tutte. Ok. Babba via, no, via, non cliccare. Per l'amor di Dio. Ah, ok, si clicca per... Ah, ok, produci. Ah, ok, e qua si produce quello di cui abbiamo bisogno. Cooldown, resume, stop production, produciamo CPU. E produci. E iniziamo la produzione per giorno. Vedete che la fabbrica inizia, prendono dal magazzino quello di cui hanno bisogno, iniziano e producono. Questa è la parte di fabbrica che ci fa poi ovviamente abbassare i costi. In questo caso stiamo producendo delle CPU che ci serviranno per la produzione di questo hardware che ci hanno richiesto 13.000 processori, e noi in questo momento stiamo producendo processori, ce ne facciamo circa 540 al giorno. Ok, ne servono 13.000, abbiamo più di un anno per la produzione, quindi direi che possiamo anche farcela. Qua abbiamo un'altra macchina di produzione e qua andremo a produrre l'audio, insomma, che cosa ci avevano chiesto, display, RAM, facciamo la RAM, vediamo. Chiedeva RAM, no, CPU, camera, display e audio. Allora niente, cooldown, stop production, produce RAM. Ah no, ok, li abbiamo tutti. Facciamo camera,
produci, e vedete che qua inizia anche la produzione di quel tipo di prodotto lì, che poi viene scatolato, messo via, e lo andremo poi a dare. Ne abbiamo già prodotti 4.000, i giorni passano comunque relativamente in fretta. Abbiamo visto anche l'altro lavoro, quello di produzione, che sembra essere qua nella retrobottega. Abbiamo visto lo sviluppo dei software e la produzione di oggetti di alta tecnologia. Poi avremo la possibilità di sbloccare anche la world map. Ovviamente il gioco è ancora, almeno adesso, in early access. Bisognerà vedere un attimino come lo porteranno avanti, però anche come vedete qua, come vedete anche su Steam, sembra essere un gioco molto profondo, se non profondissimo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto il video, se avete qualche suggerimento o semplicemente le vostre impressioni su questo gioco, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao!